Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra scalata sui Simulated Universe. Tra l'altro è iniziata la nuova settimana, quindi hanno resettato i punti, quindi a me conviene rifare i vecchi mondi per farmare i punti. Questa è un'altra cosa che è comunque molto buona per coloro che magari rimangono bloccati o che cercano effettivamente di migliorare il proprio status, no? All'interno del gioco. Ho migliorato un pochettino gli altri PG che dovevo migliorare. Non ci sono grosse modifiche, quindi possiamo andare. Terzo mondo, terzo Simulated Universe, dove le cose iniziano a farsi un po' più serie. Iniziano a farsi un po' più serie perché già ci vuole un team raccomandato di livello almeno 45, quindi diciamo che per l'appunto dobbiamo in un qualche modo avanzare diciamo dobbiamo appunto avanzare il livello dei nostri personaggi, l'equipaggiamento e tutto ciò che ci interessa, ma cosa ancora più importante, si iniziano a sbloccare i livelli di difficoltà sulla sinistra, che si sbloccheranno ovviamente progredendo con i livelli di Equilibrium. Quindi man mano che noi aumenteremo il nostro rank, potremo incrementare la difficoltà dei vari mondi. Per quanto riguarda invece il mondo iniziale, la prima volta che affronteremo questo World 3, la cosa che vedremo subito all'occhio è che il boss di questo mondo è niente proprio di meno che Jepard, ovvero il nostro soldato, il nostro tank per eccellenza, che effettivamente ci ostacolerà all'interno del combattimento per appunto farci del male in questo caso. Quindi avremo niente proprio di meno che Jepard come nostro avversario. Debolezza fisico, tuono e illusori, che non sono, diciamo, elementi, a parte probabilmente il fisico e il tuono, che comunque per chi ha Serval e chi ovviamente utilizza il Trailblazer come fisico può tranquillamente soddisfare. Danno immaginari che giustamente è molto più raro senza Welt al momento, quindi diciamo che è una situazione un po' più particolare in questo caso. Poi abbiamo nemici che possono essere comunque elite, nemici che già conosciamo e che abbiamo avuto modo di vedere comunque in giro per la mappa. Il Lieutenant Silvermane, che è probabilmente quello più semplice da buttare giù, almeno dipende sempre da come è combinato il vostro roster, quindi bisogna sempre vedere quali personaggi avete, come li utilizzate, eccetera eccetera. Però paradossalmente parlando, il Silvermane è comunque quello che ha un po' meno HP, un po' meno resistenza ed è più semplice effettivamente da buttare giù. Gli altri sono nemici elite che sono di livello più basso ovviamente, ma conosciamo già, dove appunto abbiamo il Searing Prowler, anche questo debole a ghiaccio, il che è molto comodo per chi ha Yanqing disponibile all'interno del proprio roster. Anche l'Automaton Direwolf, sempre debole al ghiaccio, quindi molto comodo anche lui. Nessuno di essi spawna minion, quindi avremo comunque un combattimento standard con il nemico centrale e poi magari ho due minion iniziali che però non vengono respawnati. E poi ovviamente il Void Ranger, che è probabilmente quello più fastidioso a livello di meccanica, perché sapete benissimo che per l'appunto vi targhetta con l'arco, se vi colpisce vi stunna, praticamente vi rallenta un pochettino, per cui probabilmente lui è quello più fastidioso. Ma a livello 44, quindi più basso, si ha comunque una buona possibilità di poterlo gestire. Mentre invece Jepard abbiamo comunque, se non ricordo male, tre fasi. Addirittura abbiamo la prima, poi la seconda e poi quella finale, dove quella finale in teoria è quella più difficile, perché comunque Jepard metterà scudi ai nostri avversari, dovremo sfondare questi scudi e poi finalmente crepare di mazzate Jepard. Non ha tanti HP nella fase finale, però gli scudi sono molto alti, quindi bisogna resistere per un po' e cercare comunque di sfruttare tutte le occasioni che ci si porranno davanti. Come team consigliato, ma il team che ho utilizzato io la prima volta è stato con Jepard,
con Gepard, chiamatelo un po' come vi pare. Poi il Trailblazer fisico, Yan Qing e Natasha. Questo è stato un party che è estremamente offensivo, che io ho praticamente puntato principalmente all'attacco, proprio per diciamo velocizzare il tutto nei confronti del gioco, in teoria, proprio per permettere a Gepard di non buffarsi così tanto, di non richiamare troppi minion, di avere comunque una buona possibilità di manovra. Ed è lo stesso team che in teoria vorrei comunque utilizzare anche per la varia esplorazione, anche se adesso possiedo Welt, anche se adesso comunque possiedo Bronya, cioè possiedo tanti personaggi che qui comunque mi farebbero comodo, però voglio fare le stesse cose che ho fatto io precedentemente per conto mio, proprio per darvi la dimostrazione di strategia e ciò che faccio durante il gioco. Il patto che ho scelto per questo mondo è il patto dei cacciatori, ovvero The Hunt, proprio perché l'attacco The Hunt mi consente comunque di fare molteplici hit e fare tanti danni, proprio per ridurre più velocemente gli scudi che alzerà Gepard. Probabilmente anche un Destruction potrebbe essere carino, però secondo me The Hunt per rimuovere gli scudi dei nostri avversari è sicuramente utile, anche perché il buff Hunt dà un bonus in speed. Avere il bonus in speed ci consente magari di prendere qualche azione più velocemente e avere comunque una possibilità di attaccare anche con le varie carte che possiamo droppare, come quella di recuperare il turno quando brecchiamo l'avversario, quindi diventare degli pseudo Sila proprio in giro per la mappa, quindi avremo modo comunque di vedere in giro come funziona. Confermiamo il patto e cominciamo la nostra scalata del terzo mondo. Che detto così sembra un po' brutto, ma in realtà è il Simulated Universe World 3. Detto ciò, io ovviamente non comincio con il Curio, perché qui ancora non c'è la possibilità, cioè in realtà si iniziano a sbloccare qua i Curio. Questa sarà la prima volta che incontrerete durante il gioco i Curio, quindi i perk, gli equipaggiamenti, ma per il momento ci prendiamo il Blessing, che in questo caso non è andato benissimo. Anche perché abbiamo ottenuto il Blessing dell'Abundance sbloccando il mondo 5, ma io non lo utilizzerò proprio perché appunto non è sbloccabile in questo mondo e quindi utilizzarlo sarebbe un cheat. Per il momento prendiamo questo, non utilizzerò neanche il reroll perché non so quanti arrivati a questo livello del gioco avranno a disposizione il reroll, però tecnicamente il nostro obiettivo sarebbe quello di incrementare il patto Hunt il più velocemente possibile, cosa che già sembra essere praticamente infattibile per come abbiamo cominciato male la nostra battaglia, quindi va bene così. Ecco qua, benissimo. Quando un personaggio dà scudo agli alleati, questo non sarebbe male, però questo è comodo perché l'ultimate e lo scudo collegati vanno assolutamente bene. Noi nel frattempo cerchiamo di recuperare altra roba. Qui attacchiamo e combattiamo il più velocemente possibile. Yan Qing qui, per chi ce l'ha, è comunque un mostriciattolo. È un piccolo mostriciattolo perché fa dei danni estremamente interessanti. Qui dobbiamo andare avanti con The Hunt. Iniziamo a potenziare il nostro main path, quindi il nostro patto principale, perché sennò è praticamente finita e non riusciamo ad arrivare in tempo massimizzando i danni contro Gepard, quindi sarebbe un grosso spreco in teoria. Va bene, primo piano assolutamente easy a prescindere. Qui andiamo avanti con sempre il nostro Hunt. Quando capitano Hunt, ovviamente insieme ad altri patti, al momento io scelgo Hunt senza neanche leggere, perché il mio obiettivo è per l'appunto ottenere l'attacco e i power up dei Hunt, ma poi inizieremo a leggere anche gli effetti, proprio per una roba più particolare, proprio per far staccare gli effetti e fare una sorta di build. Ecco, vedete, già qua ottieni un Blessing Hunt, assolutamente sì. Ecco, quando un personaggio sconfigge un nemico rigenera energia uguale al 60%,
il 48%. Quando un personaggio agisce consecutivamente, il suo attacco viene incrementato del 40% e questo effetto può essere staccato per due turni. Questo è sicuramente quello migliore, perché c'è la possibilità appunto di trovare l'oggetto che mi consente di riattaccare più volte, cioè il blessing più che altro. Quindi ecco qua, sbloccato l'attacco di Hunt, che con 100 energia mi permette appunto di fare un attacco AOE nei confronti di tutti i miei avversari, quindi già questo è molto buono. Qui sfasciamo tutto quello che c'è da sfasciare. Obtain a curio success and enter in combat if failed. The current failure rate is 40%. Sì, rischiamolo. Vabbè, basta, 60% direi che è un po' troppo. Andiamo verso l'elite. Sì che qua i combattimenti adesso per me non sono così pesanti, però preferirei evitare. Primo nemico elite. Già questo lo conosciamo benissimo, quindi tra l'altro debole al ghiaccio ci dà una grossa mano. Utilizziamo subito l'attacco Hunt per eliminare i minions, che tanto non verranno comunque respawnati, quindi siamo abbastanza tranquilli. E poi successivamente procediamo come sempre, brecchiamo e facciamo tutto quello che ci serve per fare danni. Non utilizzo la ulti del Trailblazer perché prima lo andiamo a breccare, se riusciamo, in modo tale per poi fare tutti i danni in una volta. Ecco qua, tipo adesso, che breccato subisce qualche dannino in più. Facciamo anche la bella ulti. Ecco qua. E ce lo siamo tolti di mezzo. Quindi molto 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 buono. Perfetto, qui assolutamente di Hunt. Fortune Glue, che è assolutamente un perk. Mi è capitato, anche se in realtà non dovrei prenderli perk qua, anche se in realtà vengono introdotti in questo mondo, quindi non dovrebbe essere una cosa negativa poterlo fare, però Fortune Glue è assolutamente valida perché vi consente appunto di ottenere un Blessing 3 stelle. Quindi quasi ne potenziamo due random. Peccato, poteva potenziarmi quello da 3 e invece rip. Andiamo ancora avanti. Il mondo 3 non è neanche tanto lungo, quindi Error Code Curious no. Diciamo, non è neanche troppo lungo, quindi bisogna comunque trovare in fretta i potenziamenti giusti che ci consentono di poter giocare al meglio delle nostre possibilità. Allora, qui io direi di andare da questo lato in modo tale da far scoppiare. Esatto. E poi eliminare il nostro amichetto. Addirittura. Questo è il nostro Fortune Glue che si è attivato, che ci dà praticamente il blessing da 3. Dovrei utilizzare il reroll qui, perché dovrei utilizzare il reroll, però non lo facciamo perché non lo voglio utilizzare. Una carta di attack è considerato follow-up. No, prendiamo questo. E infatti ora vedete Fortune Glue si è praticamente tolto. Il maialino, che in questo caso non lo combatto perché questo è quello fastidioso che praticamente countera tutti i danni che andiamo a fare. Quindi sinceramente non mi va di perdere tutto sto tempo col maialozzo. Ok, qui ci sbrighiamo molto in fretta. Tanto possiamo tranquillamente utilizzarli qui, non è un problema. Extended duration of wind shear, bleed shock, burn enemy one turn. Questo potrebbe essere carino. Va bene, prendiamolo perché mi manca. Qui abbiamo doppio combattimento o no, andiamo di qua, giochiamocela safe, inutile rischiare per niente. Anche perché appunto essendo una guida strategica, strategicamente parlando, a meno che si voglia rischiare un qualcosa di particolare,
gli elite o comunque i doppi elite o i doppi scontri non li consiglierei praticamente mai se è la prima volta che si completa lo stage. Non ha completamente senso. Mettiamoci gli scudi, così siamo parati. Questo lo facciamo fuori. Vediamo se lo riusciamo a frizzare. Yes. Wave 2. Questi qua che si mettono gli scudi sono probabilmente più fastidiosi, quindi se avete modo di buttarli giù subito, fatelo senza perdere tempo, perché sono i più fastidiosi, quindi vi fanno perdere più tempo, ecco, mettiamola così. Quindi ok, quello dovrebbe morire. No, ok, vabbè, perfetto. Ok, andiamo con sempre Hunt. E sempre Hunt. Andiamo a prenderci anche, esatto, il secondo potenziamento Hunt. Quindi il patto della risonanza Hunt effettua danni a tutti gli HP sotto il 50%. Ecco, vedete, questo quando si utilizza il patto, il personaggio con l'attacco più alto gli viene dato un turno istantaneo, quindi stacca con l'abilità che abbiamo preso prima, quindi ci prendiamo questa. Anche se quella del critico è carina come, diciamo, come abilità, ma questa, diciamo, è appunto un'abilità che stacca, quindi ecco qua, Elite, questo è probabilmente il più semplice che ci poteva capitare, in realtà siamo stati anche abbastanza fortunati. Perché lui, comunque, essendo debole al ghiaccio, subirà diversi danni. Qui andiamo di ulti, ci mettiamo sempre gli scudi. In questo caso, contro questo avversario, se avete il patto, se avete l'attacco del patto, non utilizzatelo. Cercate di tenervelo quando, nel momento in cui praticamente il vostro boss spawnerà i minions. Quindi chiamerà praticamente i rinforzi. Ecco, ora dovrebbe... ora è breakato. Appena si riprende dal break, dovrebbe tecnicamente prendere... Esatto, chiama i rinforzi e noi subito li togliamo dai piedi. Questi tra l'altro sono rimasti in vita e allora noi facciamo così. Così ce li togliamo dalle scatole e lui perde praticamente il counter e lo scudo, che sarebbe la sua meccanica, no? Quando chiama i rinforzi, lui si barrica dietro lo scudo e qualora dovessimo attaccare lui, subiremo un attacco counter che ovviamente potrebbe farci male e potrebbe darci qualche problema. In questo caso così non c'è completamente problema. Qui andiamo a chiudere il combattimento. Mannaggia, quelli a tre mi stanno uscendo tutti di altri patti praticamente. No, questo che viene distribuito a tutti assolutamente no. Questo è buono, il sigillo del cacciatore, quindi vi darà praticamente un sigillo casuale del patto ed è molto più probabile che vi possano apparire appunto blessing del cacciatore, solo che purtroppo siamo praticamente alla fine ormai, cioè manca veramente pochissimo al boss, quindi non so effettivamente quanto potremmo sfruttare questo blessing. Vediamo cosa potenziamo. Vabbè, tutti i blessing praticamente bassissimi. Vabbè, ok, qua sicuramente ci sarà forse lo scarto, quindi potremmo scartare un bless per ottenerne un altro. Vediamo se tutti i personaggi correnti perdono il 20%. Rischiamo. Oh, perfetto. Ne prendiamo uno da 3.
perdiamo un buon quantitativo di HP, però abbiamo comunque la ulti di Natasha carica, quindi ci carichiamo con Natasha e via. Qui ci possiamo curare anche con un po' di roba. Ok. Qui è un po' un rischio quello che sto prendendo in realtà, però ci si prova. Loro comunque scapperanno e non riuscirò probabilmente neanche ad eliminarli, perché non riuscirò manco ad eliminarli. Sono troppo forti i maialini. Però ci proviamo. Allora, uno l'abbiamo buttato giù ed è buono, però l'altro giustamente mi sa che forse l'altro scappa. Yes. E vabbè, uno l'abbiamo buttato giù, dai, meglio di niente sinceramente parlando. Qui blessing questi non li posso usare, quindi devo prendere per forza questo. Abbondanza ancora non l'abbiamo sbloccata in teoria qua, quindi non è giusto approfittare di un patto che ancora non abbiamo sbloccato. Andiamo Serval, anche se tanto non la utilizzeremo, però. Qui abbiamo l'ultimo power up con Erta, dove possiamo potenziare noi manualmente, che già questi due... prendiamo questo. Cerchiamo così di poter avanzare il turno. E qui siamo finalmente di fronte al boss. Quindi prima di affrontare il boss facciamo un po' di power up, come giusto che sia. E poi andiamo con Natasha con l'abilità per fare già un pochettino di danno anticipato, giusto per portarci avanti. Ecco qua, subito il richiamo dei rinforzi. Target lock ovviamente sul nostro Gepard Depardieu. E qui cominciamo a picchiare come se non ci fosse un domani. Con Yanqing io vi consiglio sempre di puntare a Gepard, perché lui fa tanti danni singoli e quindi sfruttiamola questa cosa. Mentre invece con Gepard o con Natasha cerchiamo di attaccare magari i minion nel tempo che si ricarica appunto la ulti. Cioè l'attacco speciale, no? Poi facciamo l'attacco speciale, così ci avvantaggiamo ancora un po'. E ci portiamo avanti, ovviamente. Ok, qua sicuramente avrete visto probabilmente un piccolo taglietto, perché mi hanno chiamato al telefono, quindi ho perso un attimo di tempo. Allora, vedete? Cerchiamo di attaccare sempre, spesso e volentieri. Le prime fasi non sono neanche troppo difficili. Ok, e la prima fase è andata. Altri support. Ok, quindi cura, scudo, e poi utilizziamo subito l'attacco del nostro patto, che ci permette di avere un piccolo vantaggio. Con Gepard attacchiamo e brecchiamo, ecco qua. E qui adesso è un problema, perché dobbiamo rimuovere gli scudi che Gepard ha dato praticamente a tutti. Quindi dobbiamo attaccare incessantemente. Ecco perché qui il patto Hunt per me è sicuramente più valido, proprio per questo motivo, per permettere agli scudi di essere rimossi più facilmente. How many can you block?
L'ideale sarebbe quello di eliminare subito almeno uno dei due, almeno uno dei due, diciamo, soldati chiamati da Jeopard. Sarebbe l'ideale. Però se non si riesce. Ok. Tolti gli scudi, adesso si può ricominciare. Ah no, ancora non sono tolti gli scudi. Pensavo di non averli visti più. Qui il qui il nostro protagonista, il nostro trailblazer fisico è una manna veramente dal cielo. Una volta tolti gli scudi, Jeopard viene breakout automaticamente e praticamente ne possiamo approfittare per ricominciare a fare i danni come giusto che sia. Quindi ricarichiamo gli scudi. Anzi no, con lui andiamo normale. Ok, non utilizziamo adesso l'attacco. Aspettiamo la terza e ultima fase, che è quella più tragica. Ok, terza fase, dove chiama due guardiani, mette il lock. Noi li rimettiamo a nostra volta. Prima eliminiamo i nostri amichetti. Ecco qua. E qui adesso parte la parte, il rush finale, ovvero eliminare il più in fretta possibile gli scudi finali. Qui sicuramente avere il tank aiuta, quindi se non avete Jeopard, come nel mio caso, aspettate di sbloccare nella storia il Trailblazer Fuoco, che vi fa da tank e vi può aiutare parecchio in questa situazione. Assolutamente, anche con gli attacchi AOE è sicuramente molto utile. Certo, non ci sono debolezze fuoco che non potete sfruttare al 100%, però... diciamo che gli attacchi AOE comunque sia sono un grosso aiuto. Noi abbiamo comunque anche delle ottime difese che ci stanno aiutando in questo caso. Ok, abbiamo caricato. Benissimo, abbiamo breccato finalmente. E questa è la nostra occasione per iniziare a rushare la parte finale. Target lock su Natasha non è una cosa bellissima, però. Ok. Ok, adesso una volta chiuso il cerchio con, diciamo, gli alleati, concentriamo tutto il fuoco su Jeopard. Buttiamo gli attacchi, buttiamo tutto quello che è possibile buttare. Ovviamente Natasha curiamo quando è necessario. Nonostante lui non sia debole al ghiaccio, comunque sia Yan Qing fa dei danni pazzeschi. Se avete anche Zila, ovviamente potete buttarlo giù. E qui
abbiamo completato il nostro mondo. Quindi assolutamente Trailblazer fisico straconsigliato. Zilla Yanqing, almeno un DPS diciamo single target, ve lo straconsiglio. Se avete Yanqing o Zilla siete in una botte di ferro, altrimenti sarete costretti ad utilizzare Danheng, che può dire la sua, però qui, non avendo debolezze, non avendo meccaniche particolari, un pochettino soffre. Natasha, che per le cure è assolutamente obbligatoria. Il tank, in questo caso, se non avete Jeppard, purtroppo sarete costretti ad utilizzare il Trailblazer. Su Shang, come DPS fisico, qua potrebbe darvi probabilmente un vantaggio strategico non indifferente. Quindi ovviamente variate la vostra strategia in base a come giustamente vi sentite liberi di giocare. Questa era diciamo una sorta di dimostrazione di come effettivamente si può chiudere il mondo 3. Lasciate perdere il fatto che purtroppo i personaggi al 50, quindi è leggermente più semplice in questo caso, però il meccanismo o comunque la strategia da utilizzare si può tranquillamente copiare anche con altri personaggi. Quindi non lasciatevi scoraggiare, cercate di prendere appunto il patto Hunt, che qui secondo me è quello che vi aiuta di più, e per il resto niente. Spero che questo video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo come sempre alla prossima. Bye bye.